Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Innanzitutto buon anno, insomma, auguri a tutti. Oggi sono a casa perché sono in vacanza con mia moglie e i bambini e andrò a tagliare sostanzialmente gli oleandri in modo proprio sostanzioso. Sono a pianta, mia moglie li vorrebbe con un portamento, diciamo, più a palla, a cespuglio. Volendo si potrebbero fare anche ad alberello, ma a palla non mi dispiace, l'unico contro è che non fioriranno. L'oleandro solitamente o lo si va a potare a fine estate o in autunno, addirittura io li taglio anche a febbraio. In questo caso siamo a gennaio, vado a fare una potatura proprio che non mi interessa che non faccia i fiori, quindi la vado proprio a rasare. Poi, già che ci sono, volevo farvi vedere anche le piante del mio giardino. Eccoli, vedete da meglio, sono proprio, diciamo, a pianta. Io invece andrò a farli proprio bassi, a legno. Questa è una pianta che rientra nelle super top per le potature violente, proprio consistenti. Volendo l'oleandro si potrebbe tagliare benissimo, tanto qua ci sono dei rami spezzati dalla neve, benissimo proprio al piede. Io ovviamente deciderò un'altezza, tengo questi nodi, da dove parte il nodo che ci sono poi i suoi palchi, andrò a tagliarli tutti alla stessa altezza. Ragazzi, mi raccomando, non spaventatevi, è normalissimo. Queste piante poi ritorneranno stupende. Allora, di queste piante mi rifiorirà senza dubbio quest'anno. Questa, ovviamente, i rami, diciamo, nuovi che non sono andato a tagliare. E questi sono gli unici, li ho lasciati apposta. L'oleandro è una pianta veramente super super resistente, difficilmente si ammala. Di solito ci sono gli afidi in primavera estate, quelli gialli sotto la foglia, ma non fanno nulla. Potrei togliere anche questo, che è un bel pollone, però lo lascio in modo tale che poi mi farà quando gemma tutto, perché vedete questi legni nudi che ho lasciato nudi, questi qua, queste righette qui, sono proprio i nodi, quindi qua la pianta svilupperà tutte le sue gemme. Volevo farvi vedere se ce ne fosse su qualcuno. Ecco, sì, questo qua dietro ce li ha. Vedete? Ogni nodo spara tutte le gemme nuove. Quindi, volendo voi, potreste anche tagliarla al piede se volete una palla piccola. Comunque, l'oleandro top, potature top. Ovviamente esteticamente, ripeto, all'inizio sono un po' così, ma vedrete poi che bella soddisfazione quando si riempiranno. Vi vorrei far vedere velocemente, poi con calma ne parleremo, delle piante che ho in giardino, perché sono quasi tutte da recupero, nel senso che la maggior parte le ho recuperate come questi bossi, un condominio questi 5 qua che vedete, perché avevano preso la piralide del bosso, quindi erano tutti secchi, io non ho fatto altro che trattarli, sono ritornati, insomma, hanno rivegetato, sono tornati verdi e li ho messi qui. Qua c'è un loro petalum, pianta stupenda, un po' massacrato dalla neve. Poi abbiamo siepi di fotigne, mi piace molto la fotigna, super resistente come siepe. Questa aiuola l'ho praticamente fatta io, togliendo la terra dal giardino, poi ho creato, vabbè, una bordura. E niente, questo è il loro petalum, bellissimo ragazzi, è una pianta che piace tantissimo, poi fa questo fiore viola lilla, cercatelo, poi un giorno davvero farò un video. Poi lì ho due cespugli a palla di lauro, che sarebbe l'alloro, Laurus nobilis, e anche questi li avevo tagliati al piede, come addirittura non come l'oleandro, proprio al piede a livello della terra, perché erano veramente grandi. Dopo vi faccio vedere una foto.
e poi quelli lì piccoli sono degli evonimi. Vabbè, qui c'è un acero, adesso senza foglie. Gli evonimi belli. Poi vedete nelle aiuole davanti un ulivo che mi ha spezzato proprio dal colletto la neve. Me l'ha proprio spezzato. Invece dal balcone, insomma, salendo in casa abbiamo fottini a destra, fottini a sinistra. Ciao Desi. Poi ho qua un ulivo, un bell'ulivo, insomma, e di qua invece con la neve, come avete visto prima, mi si è spezzato il colletto proprio sotto, cioè la pianta si è proprio spezzata qua, quindi è rimasta solo la radice laterale e queste qui. Quindi la soluzione secondo me migliore è quella di metterlo in un vaso e travasarlo per forza, perché ho paura che lasciarlo qui e mettergli un tutore non basta, insomma, come operazione secondo me. Ragazzi, non ha proprio radici, ne ha pochissime. Ci proverò lo stesso, ma secondo me non ce la farà purtroppo. Lo metterò in un vaso di coltura e vedremo. Bene, ragazzi, con questo video terminato, spero di avervi tenuto un minimo di compagnia. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una buona giornata. Ciao! Underneath the yellow light, thoughts racing, trying to